Buona domenica. Oggi 13 novembre è la 33ª domenica del tempo ordinario. I giudei, tornati dall'esilio in Babilonia, speravano finalmente di poter godere pace e felicità. Continuarono invece a vivere sotto la dominazione persiana. La loro fede in Dio fu nuovamente sottoposta alla prova del dubbio. La loro religione ritornò formalistica, più attenta ai rituali religiosi che alla dedizione del cuore a Dio. Il profeta Malachia lancia perciò un appello vigoroso. Il popolo deve continuare a volgersi con fiducia verso il futuro che il Signore sta preparando. Verrà il giorno del Signore. In esso saranno distrutti gli empi, mentre i giusti troveranno la salvezza sperata. Quando Gesù giunge per l'ultima volta a Gerusalemme, erano ormai 50 anni che si stava ricostruendo e completando il Tempio. Erode il Grande lo aveva voluto per rafforzare il suo potere e legittimarlo davanti a un popolo che non lo amava, il popolo ebraico, che vi aveva però lavorato con dedizione. E lo considerava una specie di riscatto nei confronti della grandezza di Roma che occupava tutto il Medio Oriente. La maggioranza dei semplici e degli umili vi vedeva la casa di Dio e per questo amava il Tempio. L'insieme del Tempio era di fatto impressionante per grandezza e ricchezza. Le ricostruzioni degli archeologi dimostrano che occupava circa un terzo dell'antica città di Gerusalemme. Nell'anno 33 Gesù ne annuncia la rovina. Nel 63 si chiuderanno ufficialmente i lavori di costruzione. Nel 70 i romani lo raderanno al suolo, non ne resterà pietra su pietra. Questa impressionante profezia di Gesù viene ricordata dal Vangelo insieme ai suoi insegnamenti sul fatto che non solo il Tempio, ma il mondo avrà una fine e un nuovo inizio con la risurrezione finale. Questi due temi e queste due profezie si mescolano nel testo biblico. Per parlare della fine del mondo, gli evangelisti usano come immagini il modo in cui si era svolta la fine del loro mondo, la fine della sovranità del popolo ebraico in Palestina e soprattutto la fine di Gerusalemme. Questa fine terrena si era svolta ad opera di un esercito che aveva distrutto tutto col ferro e col fuoco, facendo crollare le muraglie di difesa e abbattendo le case come un immenso terremoto, come se il cielo fosse caduto sulla testa degli abitanti di Gerusalemme. I Vangeli usano queste immagini, che nascono dal ricordo storico, con l'unico intento di farci comprendere che la venuta di Dio alla fine dei tempi cambierà completamente il mondo così come lo conosciamo. Soprattutto il sole e la luna, simboli delle divinità pagane, cadranno sulla terra ad indicare la fine di tutte le grandi idolatrie di male che dominano spesso il nostro mondo. Dopo aver detto questo, Gesù rifiuta di rivelare quei particolari che nel corso della storia hanno invece interessato generazioni di lettori. Quando, come, dove? Soprattutto all'approssimarsi di date simboliche come il 1000 o il 2000, sono risorse rinnovati interessi per sapere quando sarebbe giunta la fine del mondo. Non ci interessa, dal punto di vista della nostra vita concreta e spirituale, comprendere quando finirà il mondo,
ma comprendere che il nostro mondo personale finirà quando moriremo e dovremo rendere conto a Dio di come abbiamo vissuto. Ed anche tanti mondi fondati sul potere umano e privi di una prospettiva di fede e di carità finiranno. Nulla di ciò che è umano, soprattutto quando è fondato sul male e non sul bene, sarà eterno. È un messaggio per tanti versi consolante. Non c'è un male infinito che dominerà la terra.